Vedo che questo si applica anche a malesseri di poca importanza. Certo, sì. Noi abbiamo un piccolo malessere poco importante, e prendiamo una pillola. Corriamo dal dottore e non ascoltiamo quel malessere e quindi non ne prendiamo responsabilità. Certo. E quindi non rispondiamo Certo. a quel malessere. Responsabilità significa abilità a rispondere. Noi Esatto, rispondiamo. sì. Ma inoltre, secondo la nuova medicina di Amer, che a mio modesto avviso non è il verbo divino, però è comunque una cosa geniale, molte di quelle che noi chiamiamo malattie sono la fase di riparazione di Esatto. Il qualcos'altro. messaggio di guarigione, c'è una porta verso la Prendiamo il guarigione. banale raffreddore. Amer dice, il raffreddore è la fase, una volta che tu hai avuto una paura, hai fiutato un pericolo sconosciuto, ok, dici, ah va bene, non è nulla di che. Allora interviene la riparazione dell'organismo che produce catarro, muco, e i batteri spazzano via. Ecco, quindi lui dice, non potete guarire dal raffreddore, perché il raffreddore è la E la guarigione, guarigione, ecco. infatti. Infatti la sua medicina è stata anche chiamata il capovolgimento diagnostico. Molte di quelle che noi chiamiamo malattie sono la fase di riparazione. Sì. Quindi ci invita a starcene buoni, tranquilli, abbiamo sonno, abbiamo voglia di riposo. Questa fase vagotonica nella neurofisiologia ci porterebbe a uno stato di maggiore interiorità, quindi ad ascoltarci. Noi la combattiamo. Sì. Mi ricordo una pubblicità anni fa. Hai l'influenza, perdi le partite di tennis, le cose con gli amici. Quindi prendi la tale pillola. Sì, È un po' folle è questo. un po' È folle. decisamente E allora folle. quando poi ci troviamo davanti a un'esperienza più intensa, perché la voce ci ha parlato, non l'abbiamo ascoltata, continua a parlarci, non l'abbiamo ascoltata, e come fanno i bambini piccoli? Alza la Cioè, voce per essere ascoltato. certo, sì. Finché ti viene data un'esperienza ritenuta estrema, Sì. o la va o la spacca. Non Sì. sarebbe così se la coscienza collettiva comprendesse che non c'è nessuna terribile malattia, non c'è nessun mostro. Ma questo è il Soprattutto punto. non da combattere. Certamente. Il problema, l'inghippo è che ogni persona che muore conferma l'assunto di base. Vedi, un altro morto di cancro, di linfoma, di leucemia. Invece, come affermo qui, ma come da decenni si dice, probabilmente per me certamente si muore d'altro, si muore di paura, Sì. disperazione, sfiducia, tutto quello che ti dicono. Desiderio di non vivere. Sì, ma anche tutto quello che ti dicono. Lei è in Anche metastasi, non sì. abbiamo più protocolli, facciamo un farmaco sperimentale, la malattia è evolutiva, carcinoma infiltrante. Già, Leucemia fulminante, ma già la. se li ascoltate in uno stato di Sì, certo. presenza, ascoltate questi nomi in uno stato di presenza, Certo. sentite cosa si muove dentro. Sì. Maligno, invasivo, infiltrante, Terminale. terminale, fulminante. Una di queste persone a 13 anni, 14, è guarita da una leucemia fulminante. Hanno detto ai genitori, si tratta da 2 a 5 giorni, ma potremmo perderla adesso mentre stiamo parlando. Se non che Raffaella passavano i giorni e non moriva. Allora le hanno detto diventerà una leucemia cronica. Non c'è stato nemmeno quello. E sono passati 32 anni. Oggi ha più di 40 anni. Dunque è possibile. Dunque si può. Sì, dunque evidentemente si può, Certo. ma forse vale la pena cominciare subito. Eh sì, bisogna prepararsi prima, Bisogna certamente. cominciare subito, non a prepararsi a una cosa a un evento No, no, terribile che no. ci succeda, Sì. ad ascoltarci, avvicinarci a noi stessi, ad essere con noi in qualunque. Con qualunque stupido, considerato stupido, malessere, al quale diciamo adesso non me lo posso permettere. Già. Quante volte le persone dicono una cosa di questo Eh sì, genere? non me lo posso permettere.